Ciao a tutti, oggi parleremo di demoni. Allora, nello specifico, questo video sarà un video risposta, risponderò a una domanda che mi avete posto, quindi iniziamo subito. Ciao Ambra, ci puoi parlare dei demoni? Che cosa sono? Mi spiego meglio. Sono entità di defunti oppure entità superiori? Oppure un tempo erano persone cattive e poi, dopo che sono oltrepassate, diventano demoni? Allora, innanzitutto, ciao e grazie per la tua domanda. C'è bisogno di fare delle distinzioni. I demoni sono entità negative. Sì, quindi sono anime che dopo la morte o anche prima, durante la vita, naturalmente, hanno deciso di non lasciare andare il dolore, la loro rabbia, le loro emozioni negative. Che quindi di solito una persona, che poi dopo la morte addirittura si innegativisce talmente tanto da divenire effettivamente demone, passa tutta la sua vita e non solo quella, ma anche alcune precedenti prima di poter diventare qualcosa di così tanto oscuro. E passa, appunto, passa la sua vita a non voler, perché si tratta sempre di voler, eh? Siamo responsabili di quello che ci succede internamente. Per questo ci vuole così tanto coraggio nel perdonare, lasciare andare e quindi guardare avanti senza rimanere attaccati al negativo che ci è stato fatto. Ok, principalmente. Questa è una cosa molto importante, veramente fondamentale, per poi capire anche i demoni. Allora, queste persone che cosa hanno fatto nella loro vita? Sono volute rimanere aggrappate alle loro negatività, al loro vittimismo. Molto frequentemente i demoni erano persone in vita che si credevano vittime della vita, quindi non riuscivano ad avere il coraggio di cambiare modo di pensare a riguardo, della vita e della giustizia che c'è in fondo ad ogni esperienza che noi stessi, tra l'altro, ci attraiamo. Ecco, di solito queste persone non riescono ad accettare che veramente siamo noi, non è colpa di Dio. Siamo noi che ci attraiamo le nostre esperienze. Precisamente è il nostro sé superiore, la nostra anima, che per bisogno si attrae, per legge fisica, magnetica, ciò che più può farla crescere. Quindi in maniera inconscia, ovviamente, facciamo questo lavoro. Dentro di noi il nostro sé superiore fa questo lavoro e non è che ci rema contro. Ci sarebbe tanto da dire, in effetti ne abbiamo anche già molto parlato negli altri video. Vedete che ho fatto altri video riguardanti i demoni, tra cui il secondo video, credo, del canale e altri come attacchi energetici e scudi protettivi. Ma veramente ne ho parlato molto di quello che comporta il percorso evolutivo. L'autoanalisi, di certo, le persone che poi si rivelano demoni, ma già dalla vita, sono persone che non si autoanalizzano, non riescono, non vogliono vedersi veramente, non vogliono criticarsi, si difendono a spada tratta cercando di apparire, o ancor peggio, le persone che proprio non gliene frega niente neanche di apparire al meglio, di vedersi. Vogliono essere le vittime, quasi come se avere paura fosse un diritto. Per carità, lo è. Tutto quello che vogliamo lo possiamo avere, anche concludere una vita nella paura e nel vittimismo. Sì, certo. Sì, è proprio così. Vi ricordo, i demoni sono entità di ignoranza, quindi sono, se si tratta di non entità che vengono dal cosmo, che sono sempre comunque di questo tipo, spiriti che hanno deciso di volersi difendere dall'illuminazione delle proprie cose, di se stessi e della vita.
dell'esistenza. Allora, se una persona è così, non ha una maturazione a livello proprio interno, di qualunque campo in effetti. Non è una persona evoluta perché l'evoluzione la rifugge per paura e per convinzione che la giustizia sia invece ingiusta. E ovviamente parlo della giustizia degli dèi. Ecco, la dea propone una vita in cui sei tu a scegliere, per cui noi non possiamo in realtà, cioè non abbiamo ragione, possiamo tutto, ma non abbiamo ragione di avercela con gli dèi perché le cose ci vanno male. Dovremmo invece pensare quanto sono convinto che la mia vita vada sempre male, perché quello che tu pensi poi lo manifesti. E già da qui si capisce quanta bellezza invece ci sia, questo lo dico solitamente, perché tutta questa responsabilità nelle nostre mani è un segnale che gli dèi, la dea, il Dio ci amano così tanto, ci rispettano così tanto, che ci danno tutto nelle nostre mani. Siamo noi i veri artefici della nostra vita. È inutile prendercela con i piani superiori. A proposito di piani superiori, i demoni non sono esseri superiori, perché lo dice la parola stessa, anche se ne abbiamo parlato parecchie volte, quindi ti consiglio di vedere gli altri video in cui ho parlato degli angeli e degli esseri superiori. Sono superiori a che cosa? Alle bassezze mentali della chiusura in tutti questi campi e in tutti questi ambiti del pensiero di cui stiamo parlando. Quindi gli esseri superiori sono superiori all'immaturità egoica, cioè l'immaturità della personalità, di un modo di pensare chiuso e contratto sulla rabbia senza voler lasciare andare invece quello che non serve. Quindi sono entità negative che nel loro percorso di crescita evolutiva si sono voluti bloccare. Per scelta, scelta inconscia? Beh, di certo una persona che non vuole lasciare andare non è così tanto evoluta da avere una resilienza interna. Perciò una persona può metterci tanto dopo che è morta per risollevarsi a livello psichico, quindi da quel grado di bassezza interiore a che si affliggeva da sola, sì, ovviamente, infatti, quando moriamo, a prescindere dal nostro grado, noi veniamo assistiti. Poi che quella persona si permetta di essere aiutata o meno dipende quindi da lei, perché molte volte per arrivare con tanto tempo a diventare demoni, cioè persone così tanto negative, entità così tanto negative dopo la morte, da diventare demoni a tutti gli effetti, perché quello che producono è soltanto negatività e blocco, e ovviamente ci vuole tutto questo processo, hanno fatto tutto un processo di blocco, rifuggire la luce, rifuggire qualunque comprensione o punto di vista ulteriore che potesse ampliare la loro visione di se stessi e delle loro esperienze, e quindi scuoterli. Sono entità defunte, i demoni. Ma non credete, molto spesso sono anche in vita. Come dicevo poco fa, appunto, possono anche essere persone, non che nascono nella vita dopo che sono diventate demoni, ma prima di diventarlo, in quella vita fatidica a cui si sono voluti bloccare e rimanere bloccati. Queste persone già nella vita, lo percepite, sono estremamente negative. E quando moriranno, se accetteranno l'aiuto degli esseri superiori, allora faranno tutto un percorso di pulizia interiore e psichica e finalmente di comprensione dei loro atteggiamenti, eccetera, eccetera, di ciò che hanno emanato agli altri, di ciò che hanno detto, delle loro azioni, di tutto.
vedranno tutto, come vediamo noi tutto dopo che moriamo, ce lo fanno comunque il percorso di liberazione, anche perché non potremo mai entrare di nuovo e rientrare nel ciclo delle incarnazioni per incarnarci di nuovo e vivere altre cose entusiasmanti, nuove vite, non essendoci ripuliti. Perché comunque noi esseri umani siamo spugne, noi viviamo e vivendo entriamo nelle emozioni e questo è giusto, è proprio quello che noi dobbiamo fare, entrare dentro le nostre emozioni, viverle, vivere la vita senza paura di perdere il centramento. Ecco, noi assolutamente dobbiamo fare questa cosa, siamo qui per vivere, quindi è giusto vivere, aver paura di vivere. È anche quello un'altra cosa che può abbassarci. In ogni caso, noi dobbiamo pulirci. E il tempo che ci vuole dipende sempre da come siamo messi, quindi indicativo in maniera abbastanza unica e personale, personalizzata. Dipende da noi, dipende davvero tutto da noi, tutto. Se invece queste persone arrivate dall'altra parte del velo, nell'aldilà, o come vogliamo chiamarlo, comunque non accettano di essere aiutate, succede che vengono rispettate, la loro scelta viene comunque rispettata. Viene rispettata e loro rimangono nel piano in cui sono, nel piano astrale, nel piano della dimensione fantasma, in cui appunto possono permanere finché vogliono nel loro stato interno, cioè come si sentono loro, va bene, vuoi sentirti così? Ok, rimani pure qua, però ovviamente cosa succede? È una loro scelta, sì, possono rimanere certo, ma non possono vivere la vita, quindi molte volte queste anime così negative vagano per la terra vedendo i mortali che vivono e provano frustrazione, invidia, rancore, rabbia e ciò li incattivisce sempre di più. Non è che si è destinati a diventare demoni se uno negativo ha provato sofferenza. No, perché comunque se tu ti ami, se tu vuoi il meglio per te, ad un certo punto ti nasce dentro di te, anche dopo la morte, ovviamente, perché sto parlando dei defunti, delle anime defunte. Ti nasce dentro di te il desiderio di voler stare di nuovo meglio e liberarti da questo fardello che tanto ti trattieni, no? Questo per dirvi, non è così semplice come pensate che un'anima diventi un demone, però sì, da un altro punto di vista è facile, nel senso, se una persona è veramente così accanita, è facile che succeda anche questo, sì, in quel senso là. Dipende da ognuno di noi. Non penso che non siamo tutti così tanto agguerriti nel non voler capire le cose che neanche dopo la morte, neanche dopo aver visto i nostri cari che ci dicono perché sei ancora lì, capisci questo, vediti così, perché rimanere ancora attaccato al tuo dolore, lascialo andare, vedrai nuovi aspetti che ti libereranno, sarai aiutato, sei aiutato. Non siamo mai soli, però alcune persone scelgono di rimanere intrappolati. Noi siamo gli unici che possono veramente imprigionare se stessi, perché in realtà la prigione più reale, più fisica di tutte è quella mentale. È quella mentale, possiamo essere circondati da persone che ci vogliono far evolvere e vedere nuovi punti di vista che ci possono ampliare e liberare, ma se noi non vogliamo, non ci apprestiamo a ricevere e carpire queste cose, gli aiuti e il sostegno, sarà tutto inutile. Per questo c'è così tanta giustizia. La giustizia è tutta nella libertà che abbiamo in quanto entità governatrici di noi stessi. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete altre domande riguardo i demoni, allora scrivetemi pure qui sotto nei commenti.
Io sarò felice di rispondervi come sempre. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, condividete il video, così so che ne dovrò fare altri e noi ci vediamo presto con nuovi video dell'Arte di Gaia. Ciao!